Corde, sono il professore Carlo Capristo, sono direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di neonatologia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Wheezing e laringospasmo sono gli argomenti che tratteremo in questi pochi minuti. Il wheezing è un suono che viene ascoltato in fase espiratoria, ma può essere ascoltato anche in fase espiratoria. È un suono di alta intensità che è espressione di aumentato lavoro da parte dell'apparato respiratorio. Il bambino con wheezing in età prescolare ha una problematica per quello che riguarda la classificazione, tant'è vero che a un sintomo comune corrispondono vari fenotipi. Per cui, da un punto di vista clinico, pratico, per la gestione di questi bambini, probabilmente il modo per inquadrarli migliore è quello di andare a identificare i bambini che rispondono, rispondono col wheezing a stimoli di natura infettiva, esclusivamente infettiva virale, e altri che rispondono non soltanto allo stimolo virale, ma anche a stimoli, specifici o aspecifici, quali per esempio allergeni nel caso in cui il bambino sia, sensibilizzato verso un determinato allergene. Il trattamento del wheezing però, per qualsiasi sia la forma, il farmaco di prima istanza, di prima scelta, sarà il corticosteroide per via inalatoria. Il corticosteroide per via inalatoria deve essere iniziato quando questi bambini hanno una sintomatologia grave in acuto, quindi che richiedono ospedalizzazione, quando gli episodi sono frequenti, quindi due episodi al mese, oppure quando tra un episodio e l'altro, anche se distanziato, non sono convinto che quel bambino ha raggiunto effettivamente uno stato di benessere. Il consiglio del trattamento è quello di utilizzare il corticosteroide tramite bombolette MDI e quindi distanziatore dedicato, perché in questo modo riusciamo ad ottenere una maggiore compliance, visto che il trattamento va fatto per almeno 3 mesi per poi eventualmente ridurre la terapia. Il laringospasmo invece è è noto anche come croup spasmodico, è correlato per lo più a eventi infettivi come la laringite ipoglottica oppure a causa di altra natura, per esempio il reflusso gastroesofageo o un'iperreattività della laringe. L'età critica è sicuramente nel lattantino, quindi nel bambino di 6 mesi, si può verificare fino ai 4-5 anni, ma nella prima fase della vita è molto più frequente. Il laringospasmo vede come cardine del trattamento la terapia inalatoria, in questo caso fatta tramite aerosol, tradizionale magari, perché ci consente di somministrare grandi quantitativi di farmaco in maniera molto rapida e che finiscano molto a livello topico, quindi laringeo. Il farmaco da scegliere è la budesonide, secondo le linee guida, ha una dose di 2 mg, quindi probabilmente quelli che abbiamo in commercio di piare da 0,5 all'interno dell'apparecchio dell'aerosol, e poi successivamente, se il bambino risponde col corticosteroide per via sistemica, desametasone alla dose di 0,6 mg pro chilo ed eventualmente anche adrenalina per via inalatoria. Qualche consiglio pratico da dare al pediatra di famiglia è quello di cercare di ottenere quanto più è possibile la compliance al trattamento, cercare di somministrare il farmaco nella maniera corretta, e se questo bambino fa la terapia e siamo convinti che la sta facendo, allora se non risponde al farmaco, vuol dire che probabilmente dovremmo indagare altre cause.